E la ciurma, io sono Mazzetta e ben ritrovati in questo episodio di Imperator Rome, a continuazione di quello che avevamo iniziato nella scorsa puntata. Allora, il mio interesse attuale era quello di cercare di capire un attimo come migliorare le nostre trade route. No, allora qua c'è Economy, Decision, Trade Overview. Ok, vediamo un attimo. Export bonuses. Asportiamo due papiri, un vestito, un vegetale, un grano, un vetro, una pelle. Stiamo dando via un sacco di roba. Ok, questo lo togliamo. Allora, importiamo dei metalli preziosi in Western Delta. Importiamo dei coloranti, del legno e del ferro. Esportiamo tutta questa roba qua, ma io sono curioso di vedere un attimo. Ah, qua va indietro tutte le cose che abbiamo visto e fatto prima. No, allora. C'era l'elenco delle regioni un tempo, vero? Ah, quanto. Abbiamo speso tantissimo per toglierci quei tizi di mezzo. Allora, quello delle regioni. Dov'è che è? No, show charters. Mercenaries, no. Nation overview. Ok, questa qua. Allora, vediamo un attimo. Trade route. Niente, ok, abbiamo solo due posti che hanno trade route e le hanno già tutte occupate. Ok, niente. Come stiamo perdendo tutti questi soldi qua? Forse per l'attrito dei nostri mercenari là sotto. Credo. Che mi chiedono, no, mi spiace. Spediamo un sacco principalmente di armate, perché abbiamo anche tutti questi mercenari qua. Però fin tanto che non abbiamo soldati dobbiamo usare i mercenari, mi spiace. Ma questa rivolta qua non so che cavolo fare per togliermi dai piedi sti tizi. Ma è anche ferito lui. Geloso, si è ferito. Meno 1 di marziale, meno 0,10%. Morirà prima o poi, no? Perde popolarità, ma ne è già bassa di popolarità, non so che cosa. Vestita dalla provincia di Memphis. Allora, scusate un attimo, perché continua a chiedermi sta roba anche se io gli ho detto di non chiedermi se perdo il bonuses? Ah, dalla provincia di Memphis. Allora, Memphis, com'è il discorso? Cosa abbiamo? Abbiamo un surplus. Direi no. Ora, la ceramica non sarebbe male là, però. Alut in guerra con Kush. Take Meroe.
Ok, questi stanno. Alut sta cercando di prendersi Kush. Però mi sa che. Allora, noi abbiamo un casus belli contro Kush, mi sa di no, eh. Ah no, perché noi non ci confiniamo ovviamente. No, ancora questo. No. Ok, farei comunque che. 535, ci va tantissimo tempo. 60 anni, è tantissimo. Devo aumentare la diplomatic reputation in qualche modo. C'è un modo per aumentare la diplomatic reputation qua? Non qui. Non ora. Army Moral Recovery, sì. Devo perdere parecchi soldi, ma non so perché. 2000 di manpower. Ottimo. Ma perché continuo a perdere così tanti soldi? Perché sto andando a rifornire questi, probabilmente per quello. E se dovessimo andare via? Questi sono miei, ma abbiamo solo qui 19.000. L'altro figlio, ma l'altro qua di pretendenti, moriremo di pretendenti. E se invece mandassi via questi qua sotto, che sono di meno comunque. Questi sono 16 coorti. Mi costa 268. 286. Vada. Adesso dovremmo tornare nettamente in crescita, o no? Sì, più 12. E ci manteniamo qua tranquilli un po'. Perché questo continua a perdere di. Proviamo a farci amico, ma con Roma non funzionava mai questo discorso di farlo amico. Pelle della provincia di Perva. Di Parva. Dov'è Parva? No. No, vabbè, sì, dai, non è grave se perdiamo quello plus. Local Freeman Happiness. Perché non mi chiedono quelli dati cocco perché. Pitubastis Takis è stato molto criticato di recente.
che è quello nostro nemico. Ok, prendiamo 5 di tirannia, spendiamo 30, ma ci avviciniamo un pochettino di più a diventare amici. Fa parte della catena di eventi dell'amicizia con questo Takis. Prendiamo un po' di tirannia, però. Un po' diminuisce allora. Le nostre posizioni. Le opzioni quali sono? Spendiamo 25 e facciamo un moderato progresso per diventare amici. Oppure prendiamo moderato spendendo religione, moderato spendendo civico, oppure no, diventiamo pazzi. Io direi spendendo quello di oratoria, che tanto non lo usiamo tantissimo. In questo modo potremmo spenderlo per settare la gente della cultura giusta, della religione giusta, visto che siamo tutti di culture sbagliate. Potrei anche comprare una. Tipo il Monthly Tyranny -1. Ah, un bel posto per fargli vedere il gladiatore. Prendiamo 5 di popolarità però. Mannaggia. E non abbiamo mica la popolarità del. Tutta questa popolarità del mondo è 53. Ma porca miseria, non siamo riusciti a convincerlo ugualmente a diventare amico con tutto quello che abbiamo speso. Onomasti persidi, sostieni Zosidi, onomasti, sostenidi, vada. Ma porca miseria, cosa ci faccio con questo? Se lo imprigiono perdo anche stabilità. Una bella moglie però. Posso chiedere il supporto per il mio erede? Allora, vediamo un attimo. Visto che i miei eredi attuali sono prima Ermaio. Allora, una petizione. O guadagniamo lealtà. Però prende 10 di corruzione e c'è più unrest. Oppure perde 20 di lealtà. O perde 20 di lealtà. Cribbio, cribbio, ora mi è sleale. Proviamo a corromperlo, vada. Non mi è più sleale, ma noi adesso siamo dei corruttori. Scende un po' di questo, no. Porca miseria. Ma
Non c'è modo per abbassare la corruzione. Datteri dalla provincia di Memphis. Vediamo un attimo. Datteri dalla provincia di Memphis. Ma sì, è quello che mi dà il Tribe Man, so. Ok, va bene. Cos'è? Oh, ops, 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 ops. Oh, Dio. Sto perdendo qua il freddo. Ah, ok, c'è un input-output che possiamo... che è libero. Ok, allora, vediamo un attimo. Se possiamo prendere la capitale che ci dia qualche cosa di positivo. Cavalli. Cavalli delle steppe, legno, cammelli, grano, pesce. Allora, noi abbiamo possibilità di cavalli da qualche parte. Laila. Ok, quindi non è urgente il discorso dei cavalli, vero che non sarebbe male, però. Legno e cammelli. Ci dà un freemium promotion cost? No, non mi interessa. Army maintenance cost, non è male. Diplomatic reputation, vada, 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 vada. Sì, così magari ci mettiamo un pochettino di meno di quello. No, è sempre più di 0,3, vabbè. Come non detto, ma quanti cavolo di figli abbiamo? Scusate, abbiamo già 4 figli. Vestiti da Memphis. No, papiro va bene, vestiti no. Mi spiace. Guadagniamo 14, molto buono, molto buono. Buono, siamo migliorati di tecnologia. Andrei a spendere un pochettino per migliorare la mia cultura, magari. Culture map mode. Allora, ci sono delle culture che sono un po' arrabbiate con noi, no? No, sono solo verdi, no, no, verde non è che va male, va bene, è solo il discorso del... Allora, facciamo che convertiamo magari qua a Babilonia. Perché, no, ci sono degli schiavi che non sono tanto contenti. Facciamo che farli diventare macedoni. Vediamo ora se sono più contenti. No. Non tantissimo, però... Allora, questa microgestione non l'ho mai capita benissimo. Cos'è che mi sta chiedendo? Vino. No. Perché allora io qua potrei... trasferire degli schiavi in altre province. Tipo qua, no, qua abbiamo un sacco di schiavi. Qua abbiamo un sacco di schiavi. Ma siamo pieni, così tanto pieni di schiavi. Scusa, allora. No. Unrest and loyalty. Loyalty è solo 58, perché? Perché quest'uomo ha solo 58 di loyalty. È perché quello di prima. Civilization map mode. Ok, siamo comunque a un buon punto di civilization. Supply, region, fortification, player, trade route, barbarian power. Barbarian power, vediamo se ci sono dei barbarian power. Eh.
Un cicinino. È brutto stare vicino così alle frontiere che ti picchiano di brutto poi. 005. C'è un Barbarian Stronghold. Ma io posso mandare delle truppe a picchiarli. Diplomacy. Population. Ah, cosa mi dice la population? A higher population. Ah, scusa, io mandassi della gente qua. Qua, o stracchine tipo. Che non ha tanta gente. Se mandassi... boh. Questo lo mando a ostrachine. E questo anche. Oh. Avrei bisogno di leggermi un pochettino meglio il discorso del come funziona. Vada, vediamo un attimo. Freeman posso promuoverlo a citizen. Vada, i citizen cosa mi danno? Research point e commerce value. Questi mi danno manpower e questi mi danno tasse. Ok. Dove costa costruire un marketplace? 100, ok. Religion, provinces, trade goods. Find location. Message log, ok, vabbè. Oh, una military tradition. Allora, qua abbiamo sbloccato la via infantry morale. Light cavalry defense, oppure light cavalry discipline, o court starting experience, experience decay. Ok, questo non è male. Costo dei terreni diminuisce. Più offense, enslavement efficiency. Ah, sblocca l'abilità per far raid dei porti. Light infantry, offense, archers discipline. Ok, diventiamo più esperti del combattimento in montagna. Light infantry discipline, qua abbiamo light cavalry, siege ability. Colonie militari, buono. Difesa dei triremi, difesa dei forti. Costa almeno la heavy infantry. Più disciplina della heavy infantry, cioè quella light cavalry. Più morale delle armi e meno costa reclutare i mercenari. Potere del cavalry skirmish tactic, heavy cavalry, light infantry, heavy cavalry, mercenary maintenance. Queste sono davvero un sacco di cose sui mercenari. Light cavalry, siege, military colonies, tree, fort defense, heavy infantry, heavy infantry. Questo più sulla heavy infantry. Andrei sulla heavy infantry. Ok, più che altro, no, cos'altro volevo vedere? Allora, possiamo... spendere qualcosa per tutto ciò. Allora, vediamo un attimo, magari diminuiamo il costo delle military tradition, aumenta la disciplina dei terremi. Allora, qua dovrei cercare di fare qualcosa. Important decision. Renato Alexander's Empire e niente.
riesco ad avere 1200 di oro per fare il Forest Lighthouse. È tantissimo, però sarebbe una cosa molto interessante fare sul lungo termine. Vediamo un attimo se ci sono delle... In Filistia ci sono tantissimi schiavi. Abbiamo più schiavi che gente normale in generale. Abbiamo tanti schiavi. Cultural assimilation come obiettivo. Che guadagnano un rest, però c'è la possibilità che uno si converta a diventare macedone. Questa invece è Borderlands per migliorare la difesa e non è male come decisione. Allora, qua invece cosa abbiamo? Encourage Trade, Borderlands. Ah, qua le uniche possibilità che abbiamo di espandersi sono con la Nabatea, che non è una cattiva idea, però abbiamo davvero pochissima gente di manpower. Pochissima manpower abbiamo, dobbiamo costruire degli edifici, direi. Ma vediamo un attimo. Promote pop, convert pop, assimilate pop, import trade goods. No, allora, convert pop... Promote pop. Freeman, slave o tribesman? Abbiamo dei tribesmen comunque in giro. No, farei, è meglio un mercato che non un marketplace. Scusami, che 20 monetine. Cammelli della provincia di Parva. Allora, Rodi mi sta chiedendo cammelli della provincia di Parva. Allora, Rodi è qua. Cammelli vorrebbe fare delle truppe, verosimilmente. Allora, la provincia di Parva è qua. Come è messa Parva? No, aspetta. Anzi, ma Grab è così poca... è così messa male? Città. Non possiamo spostare qualcuno a Maghreb. Tipo degli schiavi. Mi chiedono dei cammelli. Il surplus di cammelli ci dà un supply limit più 2,5. No. Però scusa, allora noi abbiamo degli schiavi nel zone. Oh no, sono delle zone proprio del manga queste. Sì, ma sono anche quelle dove ci sono stati i barbari prima. Sarei curioso di vedere se per caso posso andare a... Non posso andare a picchiare i barbari, no? No. Non posso fare nessuna azione contro i barbari. Oh Mareu, a Lut si è mangiato praticamente tutto Kush. Ok, si dichiara guerra Kush? No. Vabbè, abbiamo la tregua e in più distruggerei tutto il resto. E non mi conviene perché sto già annettendo quello. Ma la Blemmani invece. Come siamo? Non siamo messi benissimo in buoni rapporti con la Blemmania. Ha poco manpower, ha 15 corti e 15.000 di manpower. Ma noi abbiamo pochissimo manpower, bisogna davvero salire parecchio di manpower. Dovrei costruire un po' di training camp che mi aumenta il manpower. Local manpower per 10%. Ma come posso capire dove c'è un buon manpower? Scusa, quelle zone più popolate.
Population map mode, quindi per esempio tipo ad Alessandria, che di manpower hanno civilization glass. Sono più 12. Vabbè, ma detto questo, diciamo che anche questa partita è durata abbastanza e ci interrompiamo qua nel 476 ad Urbe Condite, data nefausta. Perché abbiamo una persona scontenta? Chi è questo tizio? È un governatore. Ma perché abbiamo tutti scontenti? Perché tutti non ci vogliono bene? Ah, è un mio rivale. Porca miseria. Devo vedere un attimo. Allora, Discord, le leggi. Non ci sono delle leggi per migliorare questa roba qua. Family marriage. Allora, simple and domestic laws. Mi cambia la realtà dei governatori questa minority legal system. Però allora, non c'è qualcosa che mi migliora la realtà dei high priced loyalty? No, io ho bisogno di quella dei governatori. Province loyalty, Peneus generale del primo stratos perde 40 di realtà. Però prendiamo due di National Unrest. E ci proviamo, oh. Quanto abbiamo adesso di... Scusa un attimo, National Unrest. È parecchio, ma questo dura fino a quando? Fino al... 97, 20 anni. Pelle da Ammon. Ma sì, chi se ne frega. Vabbè dai, allora così. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivetevi se per caso non l'avete già fatto. Ciao a tutti e buona giornata.